Amici delle sei corde, benvenuti alle lezioni 39 e 40, dove vedremo tra l'altro le terzine di quarti, vedremo nel chitarrismo classico un andantino di Sor, nel fingerstyle ci sarà un brano, Isn't She Lovely, vedremo accompagnamenti, cominceremo a vedere accompagnamenti in stile fingerstyle sempre diversificati per arrivare poi più avanti per esempio ai linguaggi brasiliani. Gli accordi, il nostro gruppo del Centro Professione Musica ci farà vedere dei feel, dei groove con gli accordi di dominante nelle radici 1, 2 e 3. E infine, per quanto riguarda la tecnica, il chitarrismo blues si arricchisce di un intervallo importante, quello di quarta eccedente, per arrivare alla scala blues e con questo potremo più avanti proprio lavorare sui primi brani da imparare a memoria per improvvisare, quindi per lo studio dell'improvvisazione. E vi ricordate, non molto tempo fa abbiamo parlato dei gruppi irregolari, ovvero quelle frazioni, quei gruppi di note che si inseriscono in misure di quattro quarti, quindi in un modulo binario o in misure di 12 ottavi in moduli ternari, non rispettando appunto la continuità della scansione ritmica. Bene, allora abbiamo visto all'epoca le terzine inserite all'interno dei moduli binari di quattro quarti e ora vediamo un'altra forma ritmica importante, molto usata nella musica popolare, la terzina di quarti. Ora, come facciamo a dividere una terzina di quarti? Allora dovete partire da un gruppo, da una terzina normale, per esempio ve la faccio ascoltare, questa è le quattro terzine, sentiamole. Come al solito la prima di ogni gruppo è un pochino più accentuata e dopodiché provate proprio a esasperare questa sensazione di una nota forte e una nota debole. Viene fuori un effetto del genere. Bene, questi accenti vi consentono di arrivare a determinare la lunghezza di ogni quarto terzinato, per cui se risentiamo ancora avremo... Questa è la forma ritmica della terzina di quarti. Sentiamo quindi queste terzine di quarti su un tempo di quattro quarti. Se lo facciamo col plettro verrà così. Bene, e allora tra poco sentirete anche forme e musiche con questa divisione, per esempio. Era Isn't She Lovely e vi aspetta tra pochissimo.